Ciao a tutti dal vostro fisico e benvenuti a questo nuovo video di unboxing. Come vedete oggi abbiamo un titolo che, per chi non lo conoscesse, è il successore spirituale di Robinson Crusoe, First Martians, avventure sul pianeta rosso, pubblicato da Pendragon, che ringrazio per avermene mandato una copia da recensire. Oggi vediamo solo l'unboxing, dato che il gioco lo devo ancora studiare, e niente, come in Robinson Crusoe, mentre appunto in Robinson Crusoe eravamo su un'isola deserta e dovevamo sopravvivere alle asperità naturali, qui saremo su una base marziana e dovremo amministrarla e gestirla in maniera tale che non esploda tutto, in poche parole. Vi faccio vedere anche il retro della scatola. Ecco, ve lo faccio vedere anche un po' più da vicino. Eccoci qua. Allora, come vedete, il gioco ha sia una modalità scenari, che è molto interessante, ma dove, diciamo, dal suo meglio è nelle due modalità campagne, che hanno anche, oltretutto, una sorta di meccanica di legacy. Sostanzialmente so, perché ho visto qualche video, che all'interno del gioco ci sono delle buste e queste buste verranno aperte alla fine di alcune campagne. Un po' come succede se avete giocato nell'espansione di This War of Mine, nella prima delle due espansioni, dove sostanzialmente se avete successo nella missione aprite una nuova busta. Il gioco è gestito da un'app che però non fa grande lavoro, diciamo, non è un'applicazione invadente, tra virgolette, come può essere quella delle case della follia, ma è un'applicazione soltanto che gestisce la fase eventi. Il gioco è valutato da 1 a 2 ore, anche se secondo me è un pochino ottimistica come cosa, è da 14 anni in su e da 1 a 4 giocatori, quindi è un ottimo gioco in solitaria. Beh, non ci resta che aprirlo. Ecco qua, vi ho risparmiato tutta la parte dove ho tolto la plastica. Ok, apriamolo insieme. Allora, eccolo qua. Dunque, questo gioco ho letto tanto male del regolamento, ma vi annuncio subito che esiste una versione riveduta e corretta del regolamento scritta dai fan che si trova sul sito di BGG. Quindi ci sono molte FAQ, molte domande, quindi in realtà il problema del manuale oggi come oggi è del tutto bypassabile. Comunque è un regolamento bello denso, eh? Come vedete sono molte pagine, molto fitte. Ma visto così non sembra scritto male, poi lo leggerò. Chiaramente il gioco è completamente in italiano, eh. Ecco qua, le modalità campagna che vi dicevo. Ed è del 2018, 2017-2018 il gioco. Ecco qua, abbiamo le buste, che vi dicevo. Ci sono 4 buste. Sigillate, chiaramente. Abbiamo i vari scenari, un po' come succede in This War of Mine, che c'è uno scenario su ogni foglio, chiaramente fronte e retro, quindi gli scenari sono 6. Abbiamo il grande tabellone, che apriamo dopo. Abbiamo le due campagne, dove c'è scritto chiaramente a chiare lettere non aprire e non sfogliare, quindi non lo faccio. E i vari token. Queste sono sostanzialmente le parti di Marte che andremo a esplorare, quelle che troveremo intorno alla base. Vedete, da dietro rimangono sostanzialmente non scoperte, quindi andranno mescolate di volta in volta. Abbiamo queste che rappresentano i pannelli di controllo della nostra base. Sostanzialmente abbiamo, vedete, l'ossigeno, la fattoria, i pannelli solari, il garage dove piazzare i rover e così via. E qui dove vedete questi quadretti andranno inseriti dei cubetti verdi o rossi, a seconda che ci sia un malfunzionamento, chiaramente rosso oppure verde, li possiamo prendere un po' come i LED di un pannello. Qui abbiamo
Altri token ci sono quelli di arresto che rappresentano quando i sistemi si fermano. Questi sono quelli invece, i segnalini condizione, che rappresentano lo stress o le ferite sostanzialmente dei nostri astronauti. Le varie parti di ricambio che troviamo, che possiamo applicare all'interno della nostra struttura. Abbiamo le tessere dei vari scienziati. E per queste vi segnalo che online esiste un'applicazione dove potete inserire la vostra faccia, quindi è molto carino. Anche queste sono tutte in rilievo, tutte bucate. Altri segnalini, tra cui quello del primo giocatore. E qui... Ok, questo qualcosa si è staccato, ci sono altri pannelli di controllo. Ok, qualcosa mi spiace sia venuto via. Tanto andrà tolto tutto. Questo l'avete visto. Ecco qua, i cubetti colorati che rappresentano rispettivamente i rossi il malfunzionamento, i verdi invece quelli funzionanti, il bianco la produzione, il blu erano i materiali, nero non me lo ricordo. Abbiamo un sacco di dadi personalizzati. Quelli verdi, ognuno rappresenta un sottosistema sostanzialmente. Abbiamo qualche miniatura. In particolare abbiamo la miniatura della base. Eccola qui. Bella pesante. E le miniature dei rover. Aspettate che cerco di mettervele un po' più vicine e un po' più a fuoco. Vediamo, ecco qua. Abbiamo i segnalini per i nostri astronauti. Questi sono l'equivalente in Robinson Crusoe. Praticamente ognuno ha quello come utilizzo e ne potete impilare due per eseguire le azioni. E poi abbiamo le varie carte. Queste sono le avarie del complesso abitativo. Ci sono le avarie del complesso lavorativo. E poi ci sono le carte AOM che rappresentano sostanzialmente i... dispositivi meccanici che ci aiutano nell'esplorazione. Ok, tutto qua. Un bel peso, tante cose da leggere, tante cose da vedere. Ok. E arriviamo finalmente al tabellone. Come vedete ho dovuto fare un po' di spazio perché il tabellone è grande. Allora ve lo apro, sperando di non fare troppo casino. Ecco qui. Eccolo qua. Sì, c'è un po' di riflesso, ma si vede. Adesso ve lo zoomo un po', ve lo metto a fuoco. Come vedete, sostanzialmente il tabellone sembra un po' scarno, ma perché dovete calcolare che queste zone, questa, il complesso abitativo, lavorativo, eccetera, anche questa, sono riempite da tutte quelle tessere che avete visto prima. Quindi praticamente verranno poste una a fianco all'altra. Qua verranno posti i segnalini per il morale, qua le riserve generali, e in questa zona qua verrà esplorato il pianeta Marte. Se vi ricordate, vi ho fatto vedere che c'erano quelle tessere proprio a forma di spicchio circolare, quindi andate piano piano a riempirle tutte, a seconda nord-est, nord, sud, a seconda di dove vi dicono di esplorare, e quindi praticamente andate piano piano a riempire. Come vedete c'è il profilo della base per andare proprio a metterci la miniatura. Ve lo zoom un po', vi faccio vedere da vicino. Ecco, come vedete qua abbiamo l'ordine di round, i vari eventi qui sotto, i vari eventi che potranno essere svolti. Qui a fianco abbiamo il tracciato per il morale, le varie riserve generali, che è il tracciato dove diciamo metteremo l'ossigeno, l'energia e così via. Mentre qui sotto... Ecco qua. Abbiamo l'autorimessa dove andremo a posare i nostri rover, mentre qua i tracciati della ricerca. E qua i riquadri per le avarie che si formeranno, speriamo poche, ma comunque il gioco è quello. Ok, ecco qua, vi ho di nuovo risparmiato togliere la plastica alle carte, come vedete ci sono
moltissimi tipi di avarie che si possono verificare all'interno della base, anzi ve le faccio vedere un pochino più vicine. Ecco qua. Le carte sono telate, hanno un'ottima qualità. E ci sono avarie al complesso abitativo, come dicevamo, e avarie al complesso lavorativo. Abbiamo, come vi dicevo, le carte per i dispositivi meccanici che ci aiutano nell'esplorazione, il muletto, il drone, il centro di ricerca automatizzato, il braccio robotico. Abbiamo i vari profili fisici degli astronauti, le carte abilità, ogni astronauta è unico, quindi ha delle abilità speciali. Il complesso dei sistemi, che può andare in avaria chiaramente anche quello. Altre avarie del complesso lavorativo. Le carte struttura, ecco queste me le ho dimenticate, che vi spiegano come sono fatte le varie cose. La carta direzione, che vi spiega dove mettere i vari segnalini, segnale quando esplorate la superficie di Marte. Le carte ricerca e le carte miglioramento. Ok, bene, il nostro unboxing finisce qua. Io come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale e a rimanere sintonizzati perché, insomma, spero a breve di riuscire a fare una recensione, giusto il tempo di studiarlo. Alla prossima!